Ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa a, a farsi sfuggire Vidal? Un giocatore bravo, bravo dentro e fuori dal campo, uno che ha vinto tanto e ha il palmarès, c'ha l'esperienza europea, ha le condizioni nostre, potevamo acquistarlo. Credevano che era messo in stand-by, no? I dirigenti dell'Inter. Ma invece è molto bravo, infatti si è inserito al Barcellona. Ce lo può prendere, perché? Perché c'è la suggestione Sogno Modric. Ma ragazzi, Modric non arriva. Premesso, visto che qua su YouTube bisogna fare così. Se arriva Modric sono il ragazzo più contento di questo mondo. Ma bisogna guardare la realtà, l'Inter c'è a far play finanziario. Non può andare a sobbarcare un acquisto così grande. Non può, ragazzi, anche col prezzo... Devi. Almeno 10 milioni glieli devi dare. Un contratto per 3 anni. Sono 60 milioni l'ordi. Ragazzi, poi in più. Son, ci, ballano le cifre, ragazzi. Che lento non posso sostenere. Vidale era giusto. Solo che adesso vediamo, ragazzi. Speriamo in bene. Se arriva a Modric, tanto meglio. Ma ragazzi, parte qualcuno. Se arriviamo. Ma ragazzi, diciamocelo chiaramente. Non c'è questo cazzo di fair play finanziario. Quindi, ragazzi, il mio pensiero. Il mio sfogo. Ragazzi, sono incazzato. E poi c'è solo l'Inter per il finanziario, eh. il Milan può far può prendere i guai. 10 milioni di ingaggio, le sanzioni non arrivano. E l'Inter che cazzo è? 10 anni di per il finanziario, 80 anni di per il finanziario, dovevamo prendere eh, le, i giocatori che, che manco sanno giocare, che zappano la terra. Dai ragazzi, dai ragazzi. sono incazzato nero. Ragazzi, non dico parolacce perché sennò se no, poi no, non si vede il video. Restrizioni, tutte le madonne sante. Ma ragazzi, mi girano. I, I coglioni va bene, ciao.